Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono un aristocratico vestito così, a parte le battute. È appena finita la partita tra Italia e Svizzera, terminata con il risultato di 3-0. E niente, godo, godo, godo. Stiamo facendo un europeo della Madonna. Mannaggia, che se ne cazzo, devo mantenerla. Stiamo facendo un europeo della Madonna. Io porto avanti sempre l'Italia, la supporterò sempre. E queste dame mi sta facendo godere da pazzi, la vostra bandiera che ta sporca. Opa, ecco qua. L'Italia ha giocato una partita straordinaria, straordinaria, al di fuori dell'ordinario, al di fuori del normale. Cioè, è pensare che nel 2017 l'Italia non si è qualificata al mondiale, non facendo nemmeno un gol contro la Svezia. Cioè, siamo passati da avere Ventura, Ventura in panchina, Ventura a Mancini. Ci siamo evoluti, abbiamo imparato la lezione, siamo migliorati, abbiamo una squadra. Adesso l'Italia non solo ha ottime individualità, non ha campioni, ma ha un gruppo, ha giocatori che si conoscono, si vogliono bene, giocano per vincere ad alti livelli. Così deve fare l'Italia. Ok, che la Svizzera è una buona nazionale, ma non è una grande nazionale a livello di giocatori. Però io questo voglio vedere dall'Italia, voglio vedere una grande prestazione, la mentalità, la voglia, la voglio vedere sempre. Non dico sempre il 100%, ma almeno al 90%. Su 6 partite almeno 5, pretendo che l'Italia gioca così. E che cazzo? Cioè la Svizzera, a parte due o tre tiri nel secondo tempo, tra il 69esimo e l'80esimo, non ha fatto niente di niente. Cioè la Svizzera per più di un'ora di gioco non ha fatto un tiro, non è mai riuscita a superare la propria metà campo. L'Italia l'ha devastata sotto tutti i punti di vista, giocava in maniera molto veloce, a ritmi altissimi, non faceva mai prendere il pallone alla Svizzera. Cioè ogni volta che la Svizzera aveva il pallone l'Italia la pressava sempre. Poi inoltre l'Italia giocava in maniera veloce con gli scambi, con i vari lanci lunghi, cross. Cioè ha mandato in tilt la difesa elvetica, che non ci ha capito un cazzo. L'Italia ha giocato veramente troppo bene. Il primo gol è spettacolare, frutto di una giocata corale, perché Locatelli fa un lancio lungo della Madonna a Berardi, che fino a quel momento l'avevo giusto criticato per la lentezza nei pensieri, nel ragionamento. Ma Berardi ha fatto una cosa che non mi sarei mai aspettato, ossia si è portato sul destro, è andato sul fondo e ha fatto un bel cross al centro per Locatelli che stava a più di 50 metri nel momento in cui stava servendo Berardi, stava a più di 50 metri dalla porta all'incirca ed è out. Ma Locatelli ha fatto uno scatto, un recupero della Madonna che si è ritrovato in porta e ha fatto un tiro da grande bomber. Ma che cazzo ha fatto Locatelli? Ma che partita ha fatto? Ha fatto pure doppietta! Cioè un giocatore che 3 anni fa lo davano per due gol contro Juventus e Sassuolo solo perché gioca nel Milan non è un fenomeno. Azz, mo Locatelli sta trascinando la nazionale con il suo di gol. È stato il migliore in campo. Locatelli si merita il trofeo del Man of the Match. Ha fatto una partita straordinaria, oltre due gol. Ha fatto una prestazione esaltante, tanti palloni recuperati, passaggi a non finire, inserimenti. Cioè, per il momento Locatelli c'ha tutto. Deve solo dimostrare con gli anni. Ma è un giocatore che è migliorato tantissimo a Sassuolo. Non mi dispiacerebbe a Napoli, anche se secondo me andrà alla Juventus. Però a Napoli lo vorrei come Locatelli. Un 30-35 milioni di sborsare pure, che è un giocatore che a me piace davvero troppo. Cioè, Locatelli diventa un bel giocatore. Molto completo perché sa fare bene entrambe le fasi, c'ha il tiro da fuori, c'ha una bella visione di gioco, spezza sempre gli equilibri avversari, un giocatore di rottura ma allo stesso tempo da cui ripartire le azioni. È un giocatore che di grande sacrificio, che lo trovi ovunque, Locatelli, veramente un grandissimo giocatore, non ancora un top player, però è molto forte. Il secondo gol è molto bello perché fa una bella conclusione, proprio dall'incrocio dove Sommer non ci vuole arrivare. Sommer solo sul terzo gol poteva fare di più la respinta, ma sui primi gol non poteva fare nulla, perché il primo gol si era ritrovato lui e Locatelli vicini a pochi metri, che poteva fare? Il secondo gol era imprendibile, perché se non sbaglio era dall'incrocio, quindi Sommer più di così non poteva fare.
La difesa della, diciamo, la Svizzera, praticamente nessuno andò bene, a parte forse Shaqiri che ci ha provato nel secondo tempo, Vargas con qualche guizzo e basta, e Zuber con il tiro parato da Donnarumma, che sarà il primo tiro in porta della Svizzera, che è arrivato al portiere. Poi adesso la Svizzera ha fatto un cazzo. Dell'Italia Donnarumma sufficiente, cioè 3,5, ha fatto una buona parata su Zuber, ma non è mai stato impegnato. Perché comunque la Svizzera non ha mai tirato in porta. Perché sto perdendo l'equilibrio? Mannaggia. La difesa, peccato è Chiellini che si è fatto male e che ha annullato il gol. Ma il gol annullato ci sta. Perché comunque lo tacco con le mani. Me ne sono accorto dopo, però ho notato che ha toccato con le mani. E per, peccato che si è fatto male, perché perderemo un giocatore importante. Bonucci e Acerbi hanno giocato entrambi, anche loro bene. Anche se non possono avuto altissimo, perché non è che si sono visti chissà quanti in fase difensiva, che non hanno dovuto difendere, che l'Italia ha giocato praticamente in attacco tutta la partita. Di Lorenzo, buona gara. Spinazzola, grandissima partita. Sei stato forse il migliore in campo contro la Turchia, contro la Svizzera. Non è stato il migliore in campo, ma c'è comunque un'altra grande partita da 7. Toloi, niente male, diciamo, ma non ha giocato sufficiente. Giorginho mi è piaciuto. Barella, grande partita anche questa per lui. È anche lui un giocatore della Madonna. Diciamo che non si sta se, per il momento non si sta sentendo minimamente la mancanza di Verratti. Anche se devo dire che un giocatore come Verratti ci servirebbe come in occasione delle grandi sfide che dovremmo affrontare. Ma Locatelli, ovviamente, l'ho detto già, ci ho perso 1 minuto e mezzo, 2 minuti, e parlato di Locatelli, migliore in campo sotto tutta la linea. Insigne, allora, non ha giocato male. Però non ha giocato una partita straordinaria. Ha giocato una buona partita, però poteva far di più. Per il repertorio che ha, per quel che ha messo questa stagione, mi aspettavo di più da Insigne. Ma non posso dare né un voto troppo basso né un voto troppo alto. Mi pare, non mi ricordo se ha fatto assist in questa partita. Mi sembra di no, non vorrei sbagliarmi. Forse sì, mi sembra fatto l'assist, non vorrei sbagliarmi. Berardi ha giocato bene, ha fatto pure un bell'assist per Locatelli. È vero che è un po' macchinoso come giocatore. È un giocatore che deve ripartire da dietro e deve avere gli spazi. Non è un giocatore su cui puoi giocare filtranti, in velocità, oppure che gli fai il lancio lungo. È un giocatore che deve avere palla al piede e deve accorciare. Non è un giocatore largo sulla fascia. È un giocatore che gioca bene in posizione laterale, ma deve accentrarsi, accorciare e chiedere il pallone tra i piedi. Perché è un giocatore molto lento e creativo, però. Molto imprevedibile. Però non capisco perché non mette Chiesa, perché Berardi per quanto gioca meglio a destra rispetto a Chiesa. Chiesa secondo me è un giocatore che può dare molta imprevedibilità, perché Berardi e Insigne dicono sono simili, ma sono giocatori che tendono ad accentrarsi. Piuttosto servirebbe un giocatore come Chiesa che dà più imprevedibilità e può giocare bene su entrambe le fasce a differenza di Berardi. Immobile, allora, nel primo tempo non mi ha fatto tanto impazzire, perché spesso sbagliava qualcosa. Però se è ripreso nel secondo tempo, ha fatto un gol bellissimo. Praticamente una conclusione, non dico fuori dall'area, ma quasi, dove Sommer, cioè, l'ha respinta, ma non è riuscita a impedire che la palla entrasse in porta. Immobile finalmente sta cominciando a fare la differenza, soprattutto con i gol anche in nazionale, dopo che è stato criticato tantissimo anche da me che Immobile in nazionale è decisivo. Immobile lo sto cominciando a rivalutare nel 4-3-3, perché Immobile ha fatto bene semplice, quasi sempre nel 3-5-2. Nel 4-3-3 non mi ha mai fatto impazzire, soprattutto in nazionale. Però Immobile in nazionale in questo momento sta facendo benissimo e probabilmente lo farà anche con Sarri alla Lazio. E niente, questo video finisce qua. Ci vediamo domenica nel post partita contro il Galles alle 18, anzi alle 20. Alle 18 c'è la partita, alle 20 farò il post partita. Probabilmente, pensato che l'Italia è già qualificata, contro il Galles farà il turnover, anche se non va sottovalutato. Perché voglio il primato del girone, che se Gales vince ci potrebbe superare in classifica. Allora, se dovessimo arrivare primi dovremmo affrontare la seconda del gruppo C, che dovrebbe essere una tra Ucraina, Austria e Olanda. Speriamo l'Austria, che è la più scarsa tra queste. E niente, questo video finisce qua e ciao ragazzi, Forza Italia sempre!